Quando facciamo una passeggiata, spesso non abbiamo in mente una meta ben precisa, ma seguiamo un percorso che per certi versi è casuale. Meglio se in compagnia e in una bella giornata di sole. La cosa interessante è che una passeggiata può anche diventare una sfida, o almeno la pensavano così gli abitanti di Königsberg, che era una città attraversata da un fiume che la divide in quattro zone collegate da sette ponti. La sfida clamorosamente, ma clamorosamente nerd, consisteva nel fare una passeggiata attraversando ogni ponte una volta soltanto. Che in pratica equivale a disegnare questa cartina senza mai staccare la penna dal foglio. Come si può fare una cosa del genere? Colpo di scena, arriva Eulero che è un matematico del Settecento e dice: ragazzi, levatevi dalla testa questa passeggiata perché non la potete fare. Cosa? E gente che si strappava le vesti, diceva: no, l'ho fatta l'altro giorno, è incredibile, non mi ricordo come, ma l'ho fatta. E Eulero è impassibile, non si può fare. Va bene, dimostracelo. Beh, l'intuizione è semplice e allo stesso tempo geniale. Se io utilizzo un ponte per entrare in una zona, devo avere un altro ponte che mi permette di uscirne. Posso averne 2, 4, 6, 8. L'importante è che in ogni zona confluiscano un numero pari di ponti. Fanno eccezione solamente due punti, la partenza e l'arrivo. In questi casi il numero di ponti confluenti può anche essere dispari. È per questo che possiamo disegnare la famosa casetta senza mai staccare la penna dal foglio, ma la passeggiata dei ponti non la possiamo fare. Ma nella realtà le passeggiate sono molto più complesse. Le aree che possiamo visitare andando a zonzo sono decine, ma decine, decine, decine. Il sito walkscore.com misura la camminabilità di tutto il mondo, andando ad analizzare quanto è facile raggiungere a piedi negozi, ristoranti e punti di interesse. Andate un pochettino a vedere anche casa vostra, quanto è camminabile. Provate, poi commentatemi qua sotto qualcosa. Sono proprio curioso di sapere dove abitate. No, ma vabbè, questa la tagliamo tanto, la tagliamo, ok. Però pensavo che alla fine lo schema di una passeggiata è l'elenco delle località che io vado a visitare, località che sono tutte interconnesse tra di loro, ma l'ordine con cui le vivo è davvero importante ai fini della mia walking experience? Cambia qualcosa sapere che prima andrò in gelateria e poi al cinema, oppure mi basta sapere che andrò al cinema e in gelateria e chi se ne importa in che ordine? Beh, in realtà questo è un fattore soggettivo. Se pensate che l'ordine non conti, allora provate a dare un'occhiata a questo spot che abbiamo girato, andando in giro per una città e taggando 50 zone passeggiabili interconnesse tra di loro e ottenendo 2 alla 50 passeggiati possibili, ovvero 1 milione di miliardi. Se invece pensate che anche l'ordine sia importante, allora questo numero diventa spropositatamente grande. Ok, ma proviamo a pensare al primo caso, quello dove l'ordine non è importante, e il caso un pochettino più piccolo. E supponiamo che in questa città, di cui parlavamo prima, quella delle 50 località, ogni giorno qualcuno faccia 100.000 passeggiate diverse dal solito che nessuno aveva mai fatto prima. È un numero enorme, ma ipotizziamo che sia così. Bene, ci vorrebbero 31 milioni di anni prima che tutte le passeggiate si possano esaurire. Quindi, la prossima volta che andrete a fare una passeggiata, provate a farla diversa dal solito ed usare un pochettino la fantasia. Potreste essere la prima persona al mondo a passeggiare in quella maniera. Anche se si sa, quello che importa poi è la compagnia. Ehi, ma grandissimi che siete ancora qua, allora se cliccate qua sopra potete andare a vedere i video di cui vi parlavo prima sul spot delle città delle passeggiate, mentre invece se cliccate qui a metà strada potete andare a vedere gli altri video di questo canale, cliccando qua in basso potete invece decidere se iscrivervi, bene? Se vi è venuta voglia di mettere un mi piace a questo video, non so assolutamente perché possa essere successo, però sentite pure liberi di farlo, ecco. E questo è tutto.